Oh, rieccoci. Bentornati a tutti. Ciao Sveva. Ciao Ale, ciao E ragazzi. ciao a tutti. Settima puntata, giusto? Io ogni tanto Sì. mi confondo, ma siamo alla Io settima pure, già. infatti quando tu me lo chiedi, io dico sempre sì. Però in Quindi. realtà fingi di Esatto. sapere, come me. Esatto. No, ma siamo alla settima. Siamo alla settima. Ok. Puntata pre-natalizia, tra l'altro. Sì. Quindi settimana prossima vi promettiamo la puntata natalizia, Il appunto. Un costume, puntatone natalizio, sì. un costume. No. Costume, tra l'altro, ovvio, Perché per forza. noi non Dobbiamo abbiamo perdere più... la dignità in qualche modo, scusa. Bravissima, bravissima, quello volevo dire. Non abbiamo più alcuna dignità da difendere, quindi in costume. E non da supereroi, attenzione, in No, costume no, proprio. No, no, no. assolutamente. E poi Hai non... visto che bella maglietta che ho? Si Bellissima, vede? bellissima, bellissima. Come no? Rosemary Baby, uno dei Rosemary tuoi Baby. film cult che ha ispirato il tuo romanzo, che è a disposizione per chi non l'avesse ancora letto, ricordiamolo, La donna con Esatto, l'abito nero. esatto. Esatto, infatti. Prima fonte di ispirazione quasi, insieme a Sì, King, sì. no? Sì. Invece io vado con, tanto per inquadrare la puntata, no? La maglietta del Museo di Storia Naturale di New York, comprata a New York qualche taglia fa, però bellissima. Che taglia fa? Qualche taglia fa, sì, esatto. Infatti ci sta dentro un T-Rex in questa maglietta, però va bene. Madonna. Perché oggi ci facciamo una puntata molto pop, che abbiamo già accennato. Le avete viste le nostre tazze, tra l'altro? Esatto. Guarda che carina, eh? Guardate che belle. Per chi ci segue in podcast, abbiamo fatto le tazze Sì, personalizzate, Lost Boy Show, esatto. che comunque prima o poi metteremo anche in vendita, ammesso che qualcuno le voglia comprare, speriamo di sì. Dicevo, puntata molto pop su un argomento che abbiamo già accennato, che però abbiamo deciso di approfondire, quindi i film e le serie TV ambientate a New York, che New poi, York. esatto. Città per cui noi abbiamo una leggerissima passione, ma proprio Proprio poco, 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 eh. un accenno proprio di passione. Sì. Dire Esatto. che ci torneremmo domani mattina e dire poco. Sì. Potevo. Quindi, Magari. i film, magari sì, però, prima o poi. Ci fa male, infatti. Io ce l'ho Infatti. segnato, poi. Ah, io pure, quindi vai proprio Ecco, sereno. ci siamo capiti. Solo che i film e le serie sono tantissime, perché diciamo che è la Troppe. città più cinematografica di sempre, credo, non solo Sì. degli Stati Uniti, ma del mondo. Quindi abbiamo fatto una selezione più o meno dei più iconici, idem per le serie, e ovviamente spenderemo un minuto più o meno due per ciascun film, perché sennò finiremmo dopo 3 ore, Sì, credo. domani saremo ancora qui a chiacchierare Esatto. con voi, che nel Esatto. frattempo ci avrete mollato da ore e ore e ore, quindi Infatti, praticamente chiacchiereremo da soli, però va bene, ascoltateci a puntate se volete, a spezzoni. No, ma dai. Fatemi cercheremo di sentire che siamo stare. una serie TV. Esatto, faremo esatto, episodi di una prima stagione, seconda stagione. Esatto. Poi andremo, come dicono quelli che sono del mestiere, andremo un po' a braccio, a cazzo, anche detto, come le altre Esatto, volte, perché a esatto. noi piace tanto, insomma. Allora, cosa faccio? Inizio io. Vai, Ale. Come la buttiamo lì? Vabbè, togliamoci subito il tente. Ghostbuster, ne abbiamo parlato, è da lì che è nata la discussione su New York. Esatto, Quindi lo sì. mettiamo lì. Così come mettiamo lì alcuni film prettamente newyorkesi che però sono natalizi, quindi li rimandiamo a settimana prossima. E io come partirei? Io partirei da film non proprio del nostro genere, ma che è impossibile non citare, tipo Non C'è posta citare, per assolutamente. te, tipo C'è posta per te, che chi non l'ha visto, cioè Chi non l'ha anche chi. visto, esatto. Un film carinissimo, secondo me, dolcissimo. Io poi adoro entrambi, sia Tom Hanks che Meg Ryan. Quindi, secondo me, loro erano una coppia perfetta da vedere su schermo, deliziosi proprio insieme. Io l'ho veramente adorato quel film. E pensa, l'ho adorato la seconda volta che l'ho visto, perché la prima non tanto mi aveva convinto. Ha lasciato quest'idea un po' Prendila. di roba frivola, no? Con pochi contenuti. Invece poi l'ho rivisto con più attenzione, mi è piaciuto molto, mi è piaciuta l'idea, comunque
di base, Ma non è forse quella commedia che riapprezzi anche quando sei un pochino più grande, secondo me, no? Anche. anche come no? Beh, adesso, guarda, ti dico una cosa. A me succede spesso, eh. Allora, con i film mi capita o di avere un colpo di fulmine strepitoso, come è successo nella mia vita con tantissimi titoli, oppure magari di vedere un film che non mi piace, che non mi piace, no, se non mi piace non mi piace, però di base non mi convince troppo, poi magari a distanza di tempo lo rivedo e in realtà mi rendo conto che invece è molto molto piacevole. Ecco, se passa per te rientra perfettamente in questo esempio, Esatto, assolutamente. come a me è Io poi successo, mi sono in effetti. immedesimata tantissimo nel personaggio di McGregor, mi sarebbe tanto piaciuto essere al suo posto, ma proprio tanto. Sì, dirigere questa piccola libreria, no? È una cosa molto molto figa, secondo me. E a me è successo, per esempio, di rivalutare, che in effetti è un film newyorkese, anche se non l'avevo messo in lista, Harry ti presento Sally, No, che Sally, ma come no? per Assolutamente. anni non avevo calcolato tanto, adesso ultimamente l'ho rivisto due volte. Vabbè, quindi. Beh, Harry ti presento Sally ha delle scene Sì, veramente non iconiche, di più di più, proprio. è vero, è vero, è Tante, vero. tante. Vabbè, una su tutte, quelle dell'orgasmo simulato. Vabbè. Vabbè, quella è top proprio. Penso che sia Ma forse inarrivabile una roba del anche la genere. dichiarazione d'amore finale, Sì, stupenda, a fantastico. Capodanno. Quindi è un altro film che ho rivalutato con l'età, diciamo, perché all'inizio magari quando sei giovane, poi come noi, magari apprezzi le cose un po' più truci, diciamo. È vero, è vero. Guarda, anch'io ho avuto lo stesso Percorso. tragitto con Harry, ti presento Sally. Anch'io, anch'io. Non l'ho amato subito, però poi col tempo l'ho proprio adorato. Cioè, ti ripeto, Insomma, ci sono certe scene terribili, terribili in senso buono, nel senso proprio sì. che ti fanno proprio piegare dalle risate. Quindi È sì. vero, è vero, è vero. Quindi ci siamo capiti anche in questo senso. Sì. E vabbè, poi sempre tra quelli super iconici, non di genere, Manhattan di Woody Allen, che entrambi ci siamo appena detti non amiamo Io particolarmente non Woody sono un amante di Woody Allen, devo essere Allen. No. sincera, per quanto riconosco che lui sia sicuramente un maestro, indubbiamente, Sì, proprio a sì, sì. livelli di maestro insegnami sul serio, però comunque diciamo il suo fare cinema non rientra propriamente in quelle che sono le mie corde, ciononostante ti dico che alcuni film di Woody Allen comunque sono Ah, estremamente certo. piacevoli, gradevoli. Manhattan è New York proprio, quindi non puoi non amarlo in qualche modo. Poi tutti questi come diciamo, è uso e costume di Allen comunque tutti questi intrecci sentimentali con queste gag più o meno poi riuscite, perché poi in realtà Woody Allen ha sempre questi risvolti molto agrodolci, se vogliamo, no? In questo è bravissimo, bisogna dargliene atto. E quindi insomma, Manhattan è proprio, secondo me, è Woody Allen all'ennesima potenza, a Ma poi mio Woody avviso. Allen stesso è prettamente newyorkese in tutto e per Sì, tutto, sì, sì, sì. cioè è proprio il regista newyorkese, insomma, parla della città e parla con la città, secondo Sì, me. bravo. Parla con la città. Esatto, Perché esatto. poi c'è Sì. questa cosa che hanno sempre detto ed è vera, che i newyorkesi non sono americani, i newyorkesi sono newyorkesi, I sono. newyorkesi sono newyorkesi, hai detto Esatto. bene, sono una cosa a parte. New Esatto. York è una città a sé e chi c'è Esatto. stato lo può confermare, sia chi c'è stato Assolutamente. per pochi giorni, sia chi ha avuto piacere, beati, beati voi se insomma avete fatto questa esperienza di viverci magari anche per un periodo breve. New York è un'altra cosa. Sì, è come una città-stato Sì, praticamente, sì, sì, sì. perché praticamente io ho visto altre parti d'America come te e non c'entrano assolutamente nulla come Niente, mentalità. zero. Io non ho visto tanto rispetto a te, insomma, io ho visto poco, io mi sono limitata a vedere Las Vegas e qualche canyon nei dintorni di Las Vegas, però la differenza è netta, proprio netta. Cioè, quando tu vai a New York, volevo spendere due parole per dire che l'impatto è quello di essere dentro un film. Ah, Quindi è sì. come se tu in realtà dentro questa città ci sei già stato mille volte, anche se non Sì, ci è avevi messo vero. piede prima. Ed è Una sensazione sconvolgente questa di cosa. familiarità assoluta, è vero, sì, è vero, È sì. sconvolgente, guarda. Cioè, profuma di cinema dietro qualsiasi angolo. Veramente, è Sì, impressionante, è impressionante.
Infatti, non a caso esistono su vari siti queste mappe di New York in cui praticamente in ogni via, in ogni quartiere, in ogni isolato è stato girato questo o quel film. È un po' è nata anche la puntata consultandole, perché effettivamente, come dici te, scendi dall'aereo e già ti sembra comunque di essere in qualcosa di già visto e vissuto. Ed è Sì, una no, tu sensazione ti senti bellissima. dentro un film. Io veramente penso che le prime 24 ore passate a New York le ho passate naso all'insù. Io camminavo così perché mi veniva spontaneo cercare di vedere dov'era la fine di questi grattacieli altissimi. Io camminavo così e dove mi giravo avevo proprio la sensazione di essere stata presa e Esatto. È lasciata trasportato. dentro un set cinematografico. Vero, Impressionante, vero. impressionante. Beh, Sì. infatti stiamo già andando fuori tema, ma va benissimo così. Abbiamo parlato dell'Empire settimana scorsa, no? Vero. Empire con Hong Kong. A me sembrava di esserci già stato, anche se non ero mai stato in vita mia in un grattacielo, non solo nell'Empire, però quella sensazione è talmente di familiarità che Bellissimo. è una cosa stranissima. Per esempio, quando sono stato a Los Angeles, mi sembrava di essere sulla Luna, invece, una roba totalmente aliena, totalmente non europea, una cosa assolutamente diversa. Ci Proprio, credo. quindi è proprio una cosa, New York è proprio, lo diciamo soprattutto a chi non c'è ancora stato e chi ci vuole stare, è proprio una cosa particolare, ecco. Sì. E lo stiamo dimostrando citando appunto film che solo a nominarli vi vengono in mente scorci che poi effettivamente appena li vedete dici cacchio, io qua sembra, mi sembra di esserci già passato, che è una È cosa vero, è vero, è vero. bizzarra, bizzarra. C'è sensazione di casa. Sì, per esempio ti cito la maglietta che hai, Rosemary Baby, esatto, esattamente, ambientata, un film ambientato nel Dakota Building, no? Sì, Che come no. tu sei andata a vedere, sì, Io da l'ho visto, fuori. sì. Allora, diciamo, il Dakota, vabbè, si trova praticamente ovviamente in linea d'aria davanti all'ingresso di Central Park dove c'è il Esatto. mosaico dedicato a John Lennon, ovviamente, perché insomma, Esatto. quello che successe proprio lì, quindi insomma, hanno dedicato questa cosa. E, è un palazzo d'epoca molto, molto bello. E anche un po' più basso rispetto ai due che ha ai lati, diciamo, no? Sì, perché mi sembra che da una parte c'è l'Hotel Plaza, il Grand Hotel Plaza da una parte, mentre dall'altra c'è quell'altra struttura iconica newyorkese che ora non mi ricordo come si chiama, ma che ha quelle due torri laterali a punta, Ah, ho non so se è capito. presente. Adesso E il Dakota si non mi trova in ricordo. mezzo. Ed è bellissimo, è molto molto gotico, veramente bello. Ora, quel che so io, perché insomma, avevo fatto un po' di ricerca e mi ero documentata, è che loro, cioè Polanski, ha girato solo gli esterni al Dakota e la parte, diciamo, dell'androne, chiamiamola così, perché poi tutti gli interni sono set praticamente, no? Non c'entra niente, anche perché credo che non abbia proprio ottenuto i permessi per girare dentro al Dakota. Sì, può essere, perché sono, Sì. alcuni grattacieli, comunque palazzi, hanno dei regolamenti molto, Molto molto rigidi, severi, molto sì. rigidi. E poi il Dakota si è fatto una fama nerissima. C'è un libro, adesso Terribile, non ricordo terribile. l'editore, che l'abbiamo entrambi in wishlist, credo, sulla storia del Dakota, che è Sì. tipico l'edificio con la fama di essere maledetto, insomma. Esatto. Ne sono successi tanti di fatti oscuri comunque dentro al Dakota. Quindi Esatto. ti dico la verità, guarda, io sono una, vabbè, lo sai, insomma, attratta da questo tipo di cose. A Dakota non ci vivrei neanche se mi regalassero un super attico mega galattico, No, te lo sono dico proprio. d'accordo, ma anche perché proprio anche solo vederlo da fuori ti mette, sembra un po' appunto L'ansia. l'edificio, sì, È sembra un po' vero. l'edificio dei Ghostbusters, no, il grattacielo molto cupo, sì, non ci vivrei. Esatto. Però devo dire che studiarne la storia, infatti quel libro lì, vi metteremo il link se mi ricordo, merita, merita perché Merita, comunque sì. Sì. queste leggende urbane a me piacciono molto, così come avevo letto una volta tutto un libro sui sotterranei di New York, che hanno tutta una storia di leggende, molto, molto bello. E ci aveva scritto un romanzo, i nostri cari Preston and Child, il seguito di Relic, credo, che era ambientato Relibri, nei sì. sotterranei di... Sì. Come no? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Bella, eh? Reliquari, credo. L'hai? Eccolo lì. Bravissima.
Bravissima, è ambientata nei sotterranei di New York, dove vive praticamente un sottobosco, un vero popolo di senzatetto, Sì. ed è effettivamente così. Ecco, diciamo una cosa, andando sempre proprio a braccio, ce lo dicevamo qualche giorno fa parlando di Viaggio a New York, che le metropolitane di New York sono anche loro molto creepy, insomma, abbastanza. Cavolo, assolutamente sì. Io, cioè, me le aspettavo molto tenute molto meglio, invece no, devo dire la verità, sono bruttarelle assai, Sì, molto. sì, Cioè, sì. delle stazioni che ho visto io non ce n'era una che ispirasse No, fiducia, nessuna. Io mi sono mantenuta a Manhattan, non ho girato né Brooklyn né Bronx, purtroppo. Infatti, diciamo, nei miei progetti, cioè, tornare a New York e vedere anche gli altri quartieri, sinceramente. Però concordo. Manhattan stessa comunque ha una rete di metropolitane sotterranee davvero, davvero bruttarelle. Sì, è vero, è vero. Con dei bei topoloni anche ogni tanto che sbucano sui binari. Però ecco, mo che abbiamo citato le metropolitane, io devo citare uno dei miei film preferiti, Guerrieri della Notte, che Vai. film super cult, che ho rivisto credo 20 volte, e credo di averlo già raccontato in un'altra puntata, però come i vecchi mi ripeto, e quando sono andato a New York ho voluto andare fino a Coney, che è un bel viaggetto, sono 40 minuti di metro, sì, perché è capolinea, a parte che è bellissima Coney Island. Però proprio per vedere il Luna Park, la ruota panoramica che si vede nel film. E c'è ancora, poi c'è, come tutti i bravi newyorkesi, c'è tutto il merchandise, quindi c'erano le bancarelle che vendevano le felpe dei Guerrieri della Notte, Che bello. che io ho comprato, chiaramente. Ovvio, neanche a Ovvio. dirlo. Però cioè, il film è molto bello, secondo me è uno di quelli invecchiati bene perché poi è un film tutto sommato distopico perché comunque dipinge una New York che già allora non era così, è una New York molto notturna, divisa tra poliziotti e gang, che non era così, cioè c'era la criminalità ma non era così. È comunque un film assolutamente iconico di New York, ancora uno, l'ennesimo. L'ennesimo. Bellissimo, sì. Esatto. Tornando all'atmosfera un po' più liete, c'è appunto una notte al museo che so che a te piace molto, Oh, giusto? guarda, io l'ho amato proprio, guarda. Una delle mete, infatti, una delle prime mete che ho visto andando a New York è stato proprio il Museo di Storia Naturale, la E tua come maglietta, no? infatti. E Sì, come sì, no? sì, sì. E ci torno. Bellissimo, io come ti ho raccontato ho fatto circa mezz'ora di fila per farmi la foto con la statua dell'Isola di Pasqua, no? Ok, sì, E il scemo, Maui. scemo, tu da gomma a gomma, quello lì, praticamente. C'era una fila strepitosa, una cosa che non... Cioè, prende tutto il museo era quasi vuoto, anche perché io sono andata più o meno in orario, non ti dico di chiusura, ma poco ci mancava. Per fare la fila con quella statua era una cosa proprio, oddio No, ma mio. ne Però l'ho vale la fatta e ho pena. fatto la foto. Quindi, no, Ok. il film è bello, il film è bellissimo. Il film è stupendo, l'ambientazione. Poi è stato girato davvero dentro il museo. Questo sai che non l'ho guardato. Non, sì. Io, guarda, a quel che so io, sì. Poi ovviamente Sì, hanno ricostruito determinate cose, per carità di Dio. Però ecco, girare, poi tu lo sai, ci sei stato, girare per il Museo di Storia Naturale è veramente come trovarsi dentro il set del film. no, C'è no, è tutta la vero. parte dove ci sono le ricostruzioni, no? Dei Il vari diorama. popoli, eccetera. E quelle sono impressionanti. Ci No, è sei lì e bellissimo. dici, ok, adesso io aspetto la chiusura, mi nascondo in bagno e quando chiudo tutto esco fuori perché si animerà il T-Rex, usciranno fuori tutti i personaggi. È vero, è vero. Infatti il film, a me piacerebbe che fosse vero, io la vivrei una notte al museo, effettivamente. Pure, assolutamente, Ma figurati, anche a dirlo. non avevo dubbi su di te, guarda. So che posso contare su di te per queste cose. Sempre. Se è giusto, sempre. Infatti uno dei posti in cui tornerò sicuramente, quando tornerò a New York, anche se l'ho già visto, il Museo di Storia Naturale. Sì. Non ci piove, così diamo anche qualche dritta, no? Cioè, non che io voglia fare Assolutamente, assolutamente. non che voglia fare il travel blogger, però Allora, insomma. vi dico una cosa, ragazzi, se non siete stati a New York non fate l'errore che ho fatto io, ovvero se avete il tempo, insomma, stretto e tutto quanto, dovete scegliere su quali osservatori andare per vedere un bel panorama. Se siete come noi, ma se ci ascoltate siete come noi, non salite sul, allora, salite sul Top of the Rock se vi piace l'idea, però se
Se vi dovete trovare, insomma, compiere una scelta, salite sull'Empire, perché sull'Empire appunto Assolutamente. c'è King Kong, nel vero senso della Assolutamente. parola, poi Alessandro magari ve lo dice meglio. Io invece cosa ho fatto? Sono salita sul Top of the Rock per vedere l'Empire, perché da lì si vede, quindi la vista è bellissima, meravigliosa, però poi sono rimasta a bocca asciutta perché in realtà tutte le cose di King Kong non le ho viste, quindi questa era per una aperta e chiusa parentesi. La seconda volta si rimedia, però adesso lo sai. La Esatto. prossima volta si va a fare le foto con King Kong, perché salendo Esatto. sull'Empire ci sono appunto, che poi è proprio un'americanata, però ci sono tutti gli sfondi con King Kong e i tizi Che che ti bello, fanno le foto e poi te le vendono. Vabbè, insomma, a me piacciono queste cose, datemi pure bello. Ah, quello che, veramente. il titolo che volete, però a me piacciono, insomma, ecco. Se no non gireremmo questo show, no? Esatto. Noi adoriamo queste cose. E poi, aspetta, un'altra roba prettamente newyorkese presa dal film, anche è Big, da grande, no? Il film con Tom Hanks, che Come no, era che famosa, carino, che vero, carino, mamma mia, con la che bei scena del ricordi, Big. piano enorme a Fau Schwarz, il negozio di Come giocattoli. no, che poi c'è in realtà. Sì, assolutamente. Sì, 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 sì. Ed è un sì. negozio che piace a grandi e bambini. Infatti, io che avevo già 40 anni quando ci sono andato, 39, comunque l'ho visitato. L'avevano chiuso e poi l'hanno Non riaperto un è po' più piccolino. vero. Però troppo bello, troppo Caspita, bello. un'istituzione, cioè non è un negozio, è un'istituzione comunque. E quel film l'ha reso famoso perché tanti vanno solo per saltellare sul pianoforte, come faceva un È giovanissimo. vero? Sì. Vedi la Sì. Ma potenza del cinema che comunque ti fa una pubblicità spietata. scherzi, ma che scherzi? Hai voglia, hai voglia. E aspetta, saltando di palo in frasca, perché ripeto, se no ci perdiamo le ore. Vabbè, Ghost, un altro Ghost, vabbè, film. bellissimo Ghost, stupendo, che non, cioè, il Ghost penso che non abbia neanche bisogno di presentazioni, insomma, un No, film che beh, per carità, ecco, non rientra forse in quelli che sono i nostri canoni, però non si può non sì, amare però. Ghost, cioè è fatto Esatto, non puoi. talmente bene. Guarda, l'unica cosa, io conosco tante persone che si sono tutte commosse con Ghost, io non riesco a piangere, cioè, a parte che io piango pochissimo con i film, però diciamo Ghost non è uno di quei film che mi fa scendere la lacrimuccia, altri sì. Ghost no, però No. riconosco che è un film proprio bello bello, insomma, ecco, quando capita che per caso, insomma, lo passi Te lo qualche rivedi. canale, io comunque mi fermo, uno sguardo glielo do volentieri, lo so a memoria ormai, quindi. Così appartiene a quei film che quando li ripropongono, anche se c'hai 3.000 piattaforme di streaming, ti fermi e lo guardi, insomma. Un Sì. po' È come la il titolo. poco, eh. Sì, hanno passato. Sì. Questa volta me lo sono perso, però non mi sono perso Guardia del Corpo, che però è ambientato a Los Angeles. Quello la ripropongo. Sì, È un altro che non mi fa impazzire, ma lo rivedo, insomma, ecco. prego, prego. Invece è un film che sicuramente vediamo entrambi tutte le sante volte che lo passano, è Il principe cerca moglie, perché Ma il neanche a principe. dirlo, io lo posso doppiare tutto, so tutte Ok. le battute, le pause, tutto, le scene, le inquadrature, veramente penso di averlo visto, non lo so, boh, una cinquantina di volte forse, Lo stupendo. vedresti Il la 51esima. principe cerca moglie è proprio l'icona newyorkese degli anni Ottanta, ma che gli vuoi dire, veramente stupendo. Bellissimo. Buongiorno, miei cari vicini, ma qualcuno, Vaffanculo. Bellissimo. bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Sì, Bellissimo. assolutamente da rivedere. Guarda, mi piace molto di più di Una poltrona per due, che Sì, forse anche è talmente abusato. Una poltrona per due, film di Filadelfia, è raro film con Rocky ambientato a Filadelfia. a me. Sì. Invece Il principe cerca moglie è proprio film ultra newyorkese. Ultra newyorkese, sì. Però Poi una confermami New una York cosa. ai tempi d'oro, se vogliamo, no? D'oro per quanto concerne la cultura pop, ovviamente. Sì, proprio un caposaldo. Sì, Però sì. confermami una cosa. Il Vai. sequel non esiste, giusto? Il sequel me lo No, sono non so perché l'hanno mai sognato. girato. Perché l'hanno girato? Ah no, infatti, Ah, l'ho ecco, no, sognato dicevo, una notte che appunto. avevo mangiato pesante, perché è veramente una cosa Mamma brutta, mia. brutta, brutta, ma Mamma mia. brutta. Cioè, Brutta, brutta. secondo Assai. me ce ne voleva tanto per girare una cosa non all'altezza, ma così brutta, cioè, è stato proprio Brutta, sì.
dell'impegno, no? Quanto Capisci? sono rimasta male? Guarda, il dubbio l'avevo perché ovviamente dopo tanti anni, No, beh, naturalmente, gli certo. attori sono invecchiati, tu puoi anche mettergli un quintale di stucco sul viso, ma comunque gli attori sono invecchiati, è cambiato un po' Però, tutto, no? Però che tu mi però, faccia un film con delle battute pare più o meno a quello che erano le battute del primo film, sì. credendo di farmi ridere. Ma dopo tutti questi anni io non ci rido più, anche perché Ma mi fa tristezza, onestamente, perché poi... nel primo film c'era un senso, no? Era proprio la Esatto. Sì. storia, era come era raccontata, l'atmosfera e tutto. Invece mi è sembrato come voler emulare qualcosa che però non aveva bisogno di avere un seguito fondamentalmente. È un A me film mi sembra, molto... ti giuro, una tristezza, non mi Esatto. ricordo mai, mai. È un film molto loffio, è un film che non ti fa ridere. Sai cosa mi ha ricordato facendo le proporzioni? Il seguito dell'allenatore nel pallone, che è una roba quasi inguardabile. Quindi vai a prendere dei cult, della comicità, fai No, dei seguiti che non valgono no, no, nulla. assurdo, assurdo, peccato, peccato, peccato. Peccato, sì, perché comunque potevi fare Cavolo. qualcosa, giocare anche sul fatto che appunto erano invecchiati, ma giocarci con una sceneggiatura decente, insomma, invece no. Esatto. Invece no. Però vabbè, l'originale rimane tuttora uno dei miei film preferiti, assolutamente, Ah, assolutamente. pure uno dei miei, assolutamente, ma che scherzi. Lo so. Io aspettavo una maglietta, mannaggia, ad Amazon. Sì, cioè tu, ma comunque dovrai farla vedere perché la maglietta che ti deve Sì. arrivare è talmente bella Come che non no, puoi non farla come vedere. no. È per intenditori proprio, eh. Esatto, una delle prossime foto doppie che faremo sarà con la maglietta del principe cerca moglie che mi deve arrivare. Però non è come ve l'aspettate, ecco, diciamo, No, non è come ve l'aspettate. no. No. Aspetta, sto scorgendo la lista. Allora, poi abbiamo Wall Street. Vabbè, che vuoi dire di Wall Street? Wall Bellissimo, Street, bellissimo, bellissimo. bellissimo, rappresenta Assolutamente. tutto. Tutto uno stile di vita particolare newyorkese che è effettivamente così, quella della Sì. Io finanza, esatto. non conosco personalmente, però insomma, voglio dire, immagino che sia Molto, proprio tale e molto quale a come l'hanno bello descritta, tale e il seguito. Esatto, molto quale. bello. Anche il Poi seguito non è lui è male. eccezionale, Sì, eccezionale, fantastico, sì, fantastico. Era veramente qualcosa di piacevole da vedere, non solo fisicamente, perché all'epoca insomma diceva la sì. Sì, sua, Michael Douglas, però insomma anche come recitazione, veramente bello, Sì, bellissimo sì, film. vero, vero, vero. Così come, vabbè, tutt'altra atmosfera, Taxi Driver, un altro dei miei film preferiti, insomma, Beh. new, super newyorkese di una New York cupa, sporca, quella sì, violenta, non la New York delle lucine, No, assolutamente, tutto il contrario, tutto il tutto contrario. contrario, Anche un esatto, po' però distorta, se vogliamo. sì, assolutamente sì. Però veramente bello, ecco, veramente Bellissimo. bello. Con un De Niro poi da lì lanciato verso l'Olimpo, Verso insomma. l'Olimpo, Sì, proprio. sì. Giustamente, in maniera strameritata. Assolutamente sì. E a proposito di Olimpo, apriamo il capitolo facendola breve, perché anche qui potremmo farci un'ora dei supereroi a New York, perché New York è la città dove atterrano gli alieni e dove vivono i Sì, supereroi. Sostanzialmente, e a giusto. volte entrambe le cose insieme, no? È Vedi vero. Primo Avenger, per esempio. Il supereroe più iconico di New York è Spider-Man, perché è esattamente, esattamente. Esatto. Io direi più nei film di Raimi, però, Sì, quindi. assolutamente. Insomma, ma neanche a dirlo, per me esistono solo quelli, quindi. Ah, non ti piace il nuovo Spider-Man? No. No, troppo posticcio, diciamo così, poca anima. Sì, esatto, hai detto benissimo, guarda, esatto. Non mi ha proprio presa, niente, zero, zero. Zero. Invece nei film, appunto, nella prima trilogia, soprattutto nei primi due, è veramente il supereroe di New York. Quindi Assolutamente, che belli, che incasinato, belli. fallibile, amato, odiato, bellissimo, insomma, veramente. L'uomo in costume che simboleggia una città, secondo Sì. me. Secondo Sì, me. sì. Poi Tu dimmi vabbè. che quando passeggiavi a New York, guardando in alto, anche soltanto per un attimo, tu non hai sperato di vederlo, capito? Saltellare da un È vero. grattacielo all'altro. È vero. Sarebbe stato bello. E non escludiamo che un giorno qualcuno possa farlo, perché esistono questi pazzi
che sono È i vero. supereroi della vita reale, no? Quelli che È vanno in giro. vero. Però nessuno si è ancora inventato le ragnatele, No. tipo Peter Parker. E poi, vabbè, tutta la Marvel comunque ha sfruttato New York in lungo e in largo. Invece la DC c'è questa roba qui che ha preso New York e l'ha smezzata. Quindi c'è Metropolis, che è la città di Superman, e la New York di giorno. E Gotham, che è la di Batman, che nella geografia DC è un'altra città, però in realtà è la New York di notte, Assolutamente sostanzialmente. sì. E manco a dirlo, a me piace di più Gotham che Metropolis, Ovvio, ovvio. ovviamente. Poi tu Ovviamente. mi... esatto. Poi tu mi ricordavi che c'è Joker. Beh, sì, insomma, già soltanto la scena della scalinata, no? Quella dove lui si muove, Cavolo. tutto. Beh, quella è New York, Sì. eh. Io Anche lì una New York. No, dimmi, dimmi. ho letto di persone che avevano, insomma, l'affaccio di casa proprio su quella scalinata, che si sono godute tutta la scena fatta proprio lì per lì, durante le riprese. E infatti Mi adesso è pare diventata talmente iconica che le che... persone, insomma, ci vanno a fare le foto. Esatto, lì volevo arrivare. So che molte persone vanno a farci le foto, Sì, sì. sì. Perché poi ci sono anche questi tour cinematografici di New York, sono organizzati proprio, vai a vederti le Vero. location, Ghostbusters, i Guerrieri della Notte, cioè ci sono Joker, ci sono tutte queste location Sì, che sì. io No, farei personalmente, anche se non amo i tour troppo con la guida, però... veramente, di verità, neanche io non sono un amante dei tour. Solitamente quando devo vedere qualcosa faccio io tutto il percorso, me lo studio bene. In questo sono, guarda, sono una prana sotto tanti profili, ma in questo sono qualcuno. Quindi se Ah, vi servono consigli di viaggio, tranquilli, ci penso io assolutamente. beh, ottimo Faccio una saperlo. scaletta e poi vado. Ah, ottima cosa, buono sapersi, Sì, insomma. sì. Prendi nota di tutte le location, allora, apriremo un punto informazioni per chi vuole spostarsi, quantomeno a New York, che possiamo Sì. aprire un Anche Parigi, itinerario. posso dire tanto, ci sono stata 8 volte, quindi insomma Voglio. qualcosa vi posso dire anche lì. E Una poi altri parigina. posti, insomma. Però sostanzialmente quando viaggio io faccio questo. Punto le cose che voglio vedere, vado a vedere se ci sono delle cose particolari, eccetera, eccetera. E poi quando arrivo io ho già tutto sotto controllo, praticamente. Sì. Così si fa, perché così ti godi, se no non riesci a vedere le cose più belle, effettivamente. Vero. E quindi sì, segneremo anche la scalinata di Joker, che adesso non so dove sia, però ci Guarda, fa capire. credo nel Bronx o nel Queens? No, nel Bronx, credo. Sì, può essere. Perché Sì. anche lì poi è una New York, anche lì Cupa sporca, quindi sì. Accidenti. Eh sì. E guarda, proprio stando molto larghi, ah no, ne manca uno che lo cito io per affetto, anche se non è il miglior film del mondo, anzi ne mancano due. Attenzione, uno è La 25esima ora, che è un capolavoro. Cioè, praticamente Capolavoro la per 25esima me, ora, esatto, stupendo, film stupendo. post 11 settembre, quindi film proprio che di una New York ferita, come sono feriti personaggi, protagonisti, Sì, comprimari. bello. Io ho Lui appena finito. stupendo, lui bravissimo, mamma mia. Lui. Io ho sofferto con lui. Ecco, una cosa che mi ricordo della 25esima ora è stata proprio la sofferenza. Sì, Come quello che, insomma, alla fine deve vivere lui, lo dovessi vivere io, un'ansia che non puoi capire, guarda, veramente bello, bello, bello. bello, bello davvero. E appunto un film che ti entra dentro e che anche quello, l'essenza newyorkese proprio post-catastrofe Sì, che. sì. Si respira tutto quando c'è quell'inquadratura dei fari al posto delle Twin Towers, insomma, Come no? tanta roba. Ecco. Invece citavo, ecco, questo è molto meno bello, però vabbè, io sono la leggenda di Will Smith, lo cito perché. Tutto sommato, certo, io meno entusiasmato, però l'ho visto anche diverse volte, Sì. e poi alla fine Anch'io. una chance gliela diamo, gliela continuiamo a dare, tutto sommato alla fine si lascia Ma sai guardare. perché? Perché poi c'è questa New York. A me piacciono i paesaggi post-apocalittici, quindi c'è Anche a questa me, New York molto, moltissimo. post-apocalittica resa molto bene, a differenza dei vampiri, mutanti, chiamali come vuoi, che invece con quella CGI fa fanno abbastanza schifo, ecco, diciamo. Mamma mia. Sono anonimi, non ti trasmettono paura né niente, 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 però zero, zero. no. Però la città all'inizio, quando vedi gli animali scappati dallo zoo che sono allo stato brado, È lì è vero, è molto vero. bello.
molto bello. Molto, sì. Poi, vabbè, questi sono i film, li abbiamo citati, top, una ventina. Passando alle serie TV, potremmo citarne 500, però citiamo quelle che ci piacciono di più. Quindi Sì. tu Sex mi chiedi and the City, Oh. assolutamente. Vai ragazzi, Sex and the City, che l'abbiate visto o non l'abbiate vista, è New Vabbè, York, quindi non si può non assolutamente. citare, assolutamente. Cioè, Sex and the City è una storia d'amore con la città, ma nel vero senso della parola, con Manhattan in realtà, con Manhattan, se andiamo proprio a andare per sottigliezze. Però è troppo, troppo carino. Cioè, io l'ho adorata, l'ho vista diverse volte, tutte e sei le stagioni. Vabbè, io ho il mito di Sex and the City, quindi lasciamo perdere, se no stiamo qui fino a domani sul serio. Però penso che, diciamo, la visione di New York che ti dà Sex and the City è sì, molto patinata, sicuramente, questo senza Ma dubbio, però insomma è anche una bella visione, è piacevole, non cavolo, è anche è realistica, approfondita credo. perlomeno, eh? È anche realistica, nel senso che credo che le newyorkesi di un certo livello sociale non vivano tanto. Sono così, come no? Sì, quelle come hai detto tu di un certo livello. Io ne ho viste tante, cioè io mi ricordo la differenza delle donne, anche soltanto come erano vestite a Las Vegas, Hai veramente voglia c'era un livello di di outfit quasi sciatteria a Vegas. indecente. Ho visto delle cose, lasciamo perdere. E Ridici arrivo da New letteralmente. York, ho visto delle ragazze, non sono molto belle, perché ma vestite di tutto punto, su questi tacchi, tutte, io stavo lì, capito? Ho detto, ma mamma mia, però, vedi che È vero. differenza. Sì. Ti sei visto anche i film? Sbaglio, ci sono stati dei film di Sex and the City? Sì, ci sono stati due seguiti. Sì, se vogliamo, sono poi dei seguiti delle sei stagioni televisive. Ci sono stati due film. Il primo molto bello, a me è piaciuto tanto. Il secondo un pochino meno, però comunque è divertente. E poi c'è stata questa nuova serie che hanno passato l'anno scorso, nel Just Like That. Sinceramente a me ha lasciato un po' così, ecco, parecchio, non solo perché loro sono ovviamente invecchiate, il tempo passa per tutti, ma non quello, perché quello poteva anche starci. È il modo in cui hanno raccontato la loro evoluzione che a me ha lasciato molto molto perplessa, a parte il fatto che hanno deciso di mettere fuori scena uno dei personaggi principali. Io non voglio spoilerare, magari c'è qualcuno che non l'ha visto, non me ne fregherà niente, però io sto zitta comunque, una scelta che io non ho assolutamente condiviso. Comunque, pare che ne facciano un'altra stagione ancora. Vedremo. Tanto io continuerò a vederla anche se non mi è piaciuta, perché comunque E Sex loro and the puntano su City. quello, che tanto le vedete, quindi possono Sì. Io, per stravolgerle e esempio, distruggere. a New York sono andata in Empire Street perché dovevo vedere la casa di Carrie Bradshaw. Assolutamente. Sono andata lì, mi sono fatta le foto davanti alla scalinata dove c'è un cartello grosso così con scritto "Non vi azzardate a togliere il cartello e a salire sulle scale". Tra le righe c'è scritto semplicemente che non ci si può sedere e si possono fare foto e basta, giustamente. Ma io l'ho fatto, è proprio una delle mie mete, io dovevo andare lì. Poi tra l'altro il quartiere è carinissimo, molto molto tranquillo, bello, bello. A proposito di tour, appunto, sulle location, Esatto, esatto. Ma guarda, io che sono un pochino qualche anno più di te, non tanti, diciamoci la verità, però tanto ti ricordi anche tu i Jefferson, porca ma miseria. Io come no, ma come sono no? cresciuto con Che George carino. Jefferson, era la mia colonna sonora alla cena, perché lo trasmettevano orario di cena su Canale 5, Sì. e quindi... E lì è stato forse uno dei primi impatti con New York, che non sia la New York dei film action, perché un conto è vedersi i film d'azione, un conto è vedersi un po' questa famiglia newyorkese, tra l'altro con tutto un contesto sociale, razziale, che ai tempi non capivo, che però pian piano con l'età recepisci che c'era anche un messaggio, dietro a Come no? molta ironia, però molto, molto divertimento, cioè Vero, molto... vero. Anche Insomma, Arnold mi sembra fosse anche ambientato a New York, Arnold, vero? come no? Anche Arnold, come no? Assolutamente. Anche altro telefilm con un sottotesto di un certo Come tipo, no? però molto, molto ben gestito, non come certi prodotti adesso che ti mettono il messaggio grosso così, te lo sbattono in fronte e la trama invece è noiosa, i personaggi sono di cartone. È No, vero. tutto sommato quelle serie facevano soprattutto molto ridere, poi c'era tutto Che un... carina, Sì, sì. molto bello. George Jefferson, personaggio mitico, di una cattiveria Mitico, mitico. unica. Sì, un sarcasmo assoluto. Fantastico, Bello, pungente. Quando bello. si Esatto. appiccicava con la cameriera, bellissimo, Florence, bellissimo. Florence, Mamma, sì, mi bellissimo. ricordo. Sì.
Grandioso, grandioso. Poi, aspetta, siamo quasi alla fine perché abbiamo raggiunto i 40 minuti. The Strain, vabbè, The so che tu Strain, lo adori. vabbè, The Strain, io l'ho adorata, The Strain, specialmente le prime tre mi sono piaciute tantissimo. La prima era più bella, ovviamente, Sì, però sì, mi è sì, sì. piaciuta proprio tanto, mi è piaciuta l'idea, vabbè, l'ambientazione newyorkese, mi sono piaciuti i personaggi, cioè il personaggio di Seth Rogen, che io l'ho veramente Sì, adorato. è Quindi, vero, insomma, è vero, non si può non amare The Strain. So che non ha riscosso questo grandissimo successo in realtà, però a me è piaciuta proprio tanto. è vero. Sì, è vero. E direi che potremmo citarne tante altre, ma ci fermiamo perché Beh, sennò aspetta, andiamo. però bisogna citare per forza Friends. Ah, sì, è vero, è vero. Friends, per forza, è Per vero, forza. Sì. assolutamente. Che tra Io non so. l'altro, vi dico, io adesso. Per carità, risulterò impopolare. Io non amo Friends, No, assolutamente. neanche io, non sono un fan Però, diciamo, insomma, sfegatato. è una serie iconica, bisogna parlarne. E poi apro e chiudo parentesi e poi chiudo. Bisogna citare Soprano, anche se Ah, serie sì. top, i Soprano, serie top, anche se non è ambientata proprio a New York, i Soprano è una serie ambientata nel New Jersey, però c'è tanto di New York, si vede tanto New York, quindi insomma io inserirei anche quella, anche perché chi va a New York saprà benissimo che diciamo gadget dei Soprano sono disseminati un po' ovunque, Vabbè, quindi certo, comunque è molto correlata, cioè non è ambientata prettamente a, però diciamo New Jersey e New York sono sì, ma poi insomma parecchissimo. diciamo là, ci sono appunto nei Soprano ci sono due famiglie, no? La famiglia diciamo del Jersey, i Soprano, e la Sì, famiglia di New York, quindi insomma. esatto. Quindi non si poteva non citarli, è vero, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi vabbè, ci sarebbero tutti quelli tipo anche lì della Marvel, Daredevil. Tutti i gialli tipo Law and Order, però vabbè, andiamo Vabbè, veramente. andiamo troppo in là, insomma. Tanto Esatto. ragazzi, faremo un puntatone sulle serie TV. Sì, Dobbiamo ancora esatto, tra capire, l'altro. anzi, approfitto per lanciare questo sondaggio. Preferireste ascoltare o vedere, insomma, una puntata sulle serie TV miste, ovvero le classiche, magari un po' più vecchie, quelle retro, eccetera, eccetera, insieme alle più recenti, oppure due puntate separate, concentrate, magari le serie più È vecchie, quelle storiche, vero, è e poi vero. le serie più nuove, quelle più attuali? Fateci sapere. Fateci sapere nei commenti, così come i commenti su tutto quello di cui abbiamo discusso oggi, chiaramente. E se volete aggiungere, aggiungete. Se abbiamo fatto qualche errore, fatecelo notare senza problemi. Seguiteci sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook. E poi potete ascoltarci su YouTube o in podcast, io lo ripeto sempre. E seguiteci anche se volete sulle nostre pagine personali, che schifo non ci fa, insomma, ecco, insomma, Esatto. ci fa molto piacere. Esatto. E insomma, abbiamo fatto questo grosso tour veloce che potete approfondire poi con mille ricerche. Noi sulla pagina Instagram comunque pubblichiamo sempre foto correlate anche alle puntate che giriamo, quindi troverete foto di New York, foto di quant'altro. Abbiamo parlato, abbiamo accennato, quindi ecco, motivo in più per seguirci anche su Instagram. Esatto. D'accordo? Va bene. E con questo concludiamo, anche se, ripeto, potremmo andare avanti e farne un'altra di 45 minuti su New York. Voglia. Magari ci torneremo fra qualche mese, ok? Sì. Con qualcosa ancora più mirato. Io vi saluto, noi vi Anch'io. salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Puntata Esatto. natalizia in costume. In costume. In costume. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.